E allora diamo il benvenuto, il bentornato a Francesco Costa. Grazie Ciao, mille, Francesco. grazie mille dell'invito, sono felice di essere tornato. Ciao Ciao Francesco. Francesco, bentornato. Allora, leggevo, insomma, questo articolo che parla del tuo ultimo libro. Tra l'altro, mi ha fatto tornare in mente proprio i miei viaggi a Los Angeles, di quanto, insomma, stavo raccontando. Di quanto faccia impressione ogni volta, insomma, passare magari dai grattacieli di downtown, poi a girare l'angolo e a vedere queste praterie di centinaia di persone accampate letteralmente per strada, insomma. Sì, tra l'altro, quella è una delle. Ci sono tante trasformazioni che sta attraversando la California, ma quella è una immediatamente visibile, appunto, anche chi è appena arrivato. E la cosa che cerco di raccontare nel libro non solo sono le ragioni di questo fenomeno, sul quale circolano molte leggende metropolitane. C'è chi dice che sono gli altri stati che danno dei biglietti ai senzatetto per mandarli in California. C'è chi dice vanno in California perché sono accolti meglio e vivono meglio, ma in realtà non è vero perché appunto vivono, dormono per strada. Negli altri stati stanno dei ricoveri notturni, per esempio. Ci dice è per via del clima che è particolarmente mite, ma a parte che San Francisco non è così mite, il clima non è mica quella l'unica regione americana con un clima mite. C'entrano delle scelte politiche della California che hanno creato, per esempio, un mercato immobiliare con dei prezzi incredibili, tanto che è un fenomeno di persone senza tetto diverso da quello che vediamo nelle nostre città italiane, perché non è che sia una cosa solo californiana, ma solo in California ci sono le persone senza tetto che hanno un lavoro a tempo pieno, lavorano eppure vivono per strada. Solo in California ci sono gli studenti universitari senza tetto, anche se su questo tema anche in Italia qualcosa purtroppo sta accadendo, ma studenti che vivono nei parcheggi di Berkeley, nel parco accanto a Berkeley, è una crisi che riguarda come le case costino così tanto che sono inaccessibili per la classe media, non solo per la classe operaia e per chi ha di meno. E c'è Già. anche il fenomeno di tutte quelle persone che poi si spostano, no? Perché parlavi anche di quello. Sì, perché poi questo, unito a tanti altri problemi, poi non tutti finiscono per strada, ma tutti patiscono le conseguenze di questi costi così alti che partono dalla casa e riguardano ogni altro aspetto. Tutto questo fa sì che in California, nonostante l'economia vada bene, nonostante i posti di lavoro ci siano, non si viva poi così tanto bene. E questo è il mistero che cerco di sbrogliare nel libro sul perché tante persone vadano via da un posto che offre molte opportunità. È un movimento migratorio strano, di solito vanno nell'altra direzione. Eppure la California è rimasta in qualche modo vittima del suo successo, non è riuscita a governarlo e quindi a far sì che le ricadute positive di questo successo arrivassero dappertutto, e quindi molte persone prendono e vanno via. Tante, non era mai accaduto che fossero così tante, e per la prima volta nella storia la California ha perso popolazione negli ultimi anni. E vanno in Texas, vanno in Idaho, vanno in Arizona, vanno in tanti posti d'America, peraltro cambiando quei posti. E questa trasformazione quindi sta riguardando una grande regione statunitense, non solo la California. Ma da cosa, cioè, noi leggevamo appunto che anche chi ha un lavoro può finire per strada perché non riesce appunto a coprire le spese della casa, eccetera. Quindi si tratta di un costo della vita molto eccessivo, ma perché insomma, l'amministrazione e il governo non intervengono su questo tema, magari dei prezzi delle case? Questa è una bella domanda ed è ancora più bella se conti che sul piano proprio della politica del governo in California governano, dominano i democratici con una Esatto. larghissima maggioranza. Quindi non solo non hanno problemi politici, sai, non abbiamo abbastanza voti, ma sono anche la forza politica che parla più di inclusività, di attenzione alle persone più deboli. Il punto è al contrario che questo problema è stato innescato dalla politica, quando tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in California si è praticamente smesso di costruire. E le uniche case che si possono costruire o che sono disponibili sono quelle monofamiliari americane, quelle che vediamo anche nelle serie TV, no? La Station Wagon sul Vialetto, il Prato, che sono diventate un simbolo dell'identità proprio culturale americana. Gli americani hanno un rapporto con queste case molto culturale, affettivo, sentimentale, non solo come posti in cui vivere, e occupano lo spazio, usano lo spazio in modo molto inefficiente. Le case, le città moderne si costruiscono in verticale. Perché così puoi avere il trasporto pubblico, perché se invece hai una casa ogni 500 metri non sarà mai conveniente fare una metropolitana o far passare un autobus, perché così puoi evitare di far stare le persone per 2 ore nel traffico e quindi costringerle ad avere un'auto. Le città più dense sono città in cui ci si muove a piedi o con i mezzi pubblici e sono città che offrono per metro quadrato più spazio per più persone.
In California è come il gioco delle sedie, non ci sono abbastanza case. Io apro il libro raccontando di una casa bruciata da un incendio, praticamente rasa al suolo, che viene venduta a 1 milione di dollari. E questo è il costo delle case che in California non esistono. Immaginate quelle che esistono. Una stanza a 4.000 dollari o più, famiglie intere di quattro persone che vivono dentro una sola stanza. E quindi, diciamo, la politica cosa può fare? Può fare delle case popolari? Fanno con fatica qualcosa? Però questo è un problema che non riguarda chi ha meno, chi non ha nulla e deve essere aiutato. Questo è un problema che riguarda centinaia di migliaia di persone. Quante case devi fare? Dovresti far scendere i prezzi in tutto il mercato e per farlo devi aumentare molto l'offerta. Ma i proprietari delle case non vogliono che si costruisca, la politica è dalla loro parte, pensa anche che sia una questione di ambientalismo, quando in realtà è molto più sostenibile una città più densa e che si sviluppa in verticale e tutto è molto bloccato e spendono un sacco di soldi anche per aiutare le persone senza tetto senza arrivare a dei risultati perché il sistema produce senza tetto, purtroppo. Se posso, ti volevo chiedere, perché visto che nell'articolo se ne parlava, quanto influisce invece la questione del sistema penitenziario, cioè anche sulla questione dei senza tetto? Perché comunque, insomma, sappiamo che la popolazione detenuta americana è una tra, se non erro, è il numero più alto al mondo, insomma, comunque è fortemente popolosa. Poi, insomma, ci sono state anche delle scelte politiche che hanno portato a questa condizione. Mi viene in mente non ricordo se si chiama il Crime Bill degli anni 90 o tante altre misure che poi hanno portato tante persone a finire lì dentro, quindi il che vuol dire che una volta uscito c'è una sorta di emarginazione sociale e si entra molto spesso per reati minori. È verissimo, durante, diciamo, dagli anni 70 agli anni 90 soprattutto, le leggi sulla criminalità sono state molto inasprite e gli americani hanno ottenuto questa popolazione carceraria gigantesca che è passata da poche centinaia di migliaia in 2 decenni a 2 milioni, oltre 2 milioni. È la più grande al mondo, come dicevi, non ci sono dati sulla Cina, che potrebbe averla più grande, però non lo sappiamo, è comunque gigantesca. Ci sono dei quartieri, delle città in cui un uomo su due è stato in carcere nell'arco della propria vita negli Stati Uniti. E quindi queste persone, nel corso di questo processo di vita, non solo appunto sono confinati in carcere per un tot di tempo, spesso per ragioni futili, per reati non violenti, per il consumo di droga, quando non lo spaccio di piccole quantità di sostanza, e quando escono, proprio in ragione di quelle pene, magari non possono trovare lavoro perché proprio la condanna che hanno ottenuto li rende non assumibili e nessuno gli affitta le case. C'è un marchio a fuoco che non è soltanto culturale perché essere in carcere comporta questo tipo di stigma, ma è proprio scritto nelle carte. E quindi sono persone che inevitabilmente finiscono per strada. Se finisce per strada, appunto, chi lavora addirittura, figuratevi che è uscito dal carcere con tutti i problemi che deve affrontare. Questo produce anche criminalità, naturalmente, perché la California è anche uno degli stati con i tassi di criminalità più alti e una percezione anche di insicurezza che fa star male le persone. E non voglio convincere le persone a non andare più in vacanza in California per sempre, che poi No, no, certo. Infatti, un bellissimo. altro effetto interessante, no, che possiamo vedere è quello della crescita delle case, anche delle case, o comunque anche dei servizi, dei prodotti negli stati limitrofi. La gente si sposta e quindi porta salari più ampi. Vedo che comunque anche in Italia c'è questa cosa qua, nel senso che anche Milano fa questo effetto sull'Interland, ma anche magari in regioni vicine, in province vicine, come può essere quella di Bergamo, può essere quella di Parma, Brescia, comunque quel triangolo. Tu vedi le stesse, cioè, vedi le stesse dinamiche sociali o vedi cose diverse? Allora, vedo lo stesso problema, che non ha le stesse cause, però non è la stessa soluzione. Vedo lo stesso problema perché, per le ragioni che dicevi tu, al tuo elenco aggiungerei Padova, perché a Padova c'è un grosso problema, soprattutto per gli studenti, appunto Bologna, ma tra l'altro sono anche cose che accadono, sono già accadute a Londra, a Berlino, a Parigi, dicevamo di Milano. La ragione è, diciamo, il problema è che ci sono tante persone che vorrebbero una casa e poche case. C'è una domanda molto superiore all'offerta e questo fa salire tantissimo i prezzi. Poi, se parliamo della California, ti dico appunto come dicevamo, lì devono costruire di più e meglio, devono costruire in altezza, devono costruire condomini. 4 giorni fa è stata approvata finalmente una legge in California, poi vedremo che effetti avrà, che autorizza in certe zone, non ovunque, la costruzione di palazzine da 3 a 6 piani, che sono, diciamo, le normali case italiane dove vive la gran parte delle persone, ma per l'America sono una cosa, diciamo, per loro molto esotica, visto che sono abituati a vedere la casa in un altro modo. Ma non solo,
se lì appunto bisogna costruire di più e meglio, non penserei mai che in Italia, a Milano, bisognerebbe costruire di più, ma non c'è proprio spazio. Noi abbiamo già costruito molto densamente, in modo molto fitto. Quello che bisognerebbe fare, al di là di allargare e sostenere le case a prezzi calmierati, oltre all'edilizia popolare pubblica, che non si fa un piano di case popolari in Italia da decenni, è rendere le città più piccole e quindi, per esempio, investire sul trasporto pubblico, far sì che certi comuni dell'Interland, che oggi sono visti soltanto come dei dormitori, possano diventare interessanti, dei posti in cui sentirsi in città perché si è fisicamente più vicini al resto della città e quindi si intercettano percorsi che di solito non toccano le periferie, per esempio. Oppure misure che incentivino gli affitti. Ci sono tantissime case vuote in Italia, tantissime case sfitte, in un paese che è costruito e fondato molto da proprietari, molte persone vivono nella casa di proprietà. L'offerta di affitto è poca, bisogna cercare di allargarla. In questo caso l'IMU potrebbe, l'IMU sulla seconda casa, fatto un po' meglio, potrebbe aiutare a tuo avviso? La leva Perché fiscale. poi, scusami, chiudo, perché poi in America noi sappiamo che ci sono alte tasse sugli immobili. Sì, la leva fiscale è uno dei principali strumenti con cui gli stati e le città possono incentivare o disincentivare certi comportamenti. Quindi stabilire che se tu hai una seconda casa e ce l'hai sfitta, paghi delle tasse un po' più alte, quando invece se dai una casa in affitto, magari se la dai in affitto agli under 35, possiamo anche immaginare, hai delle agevolazioni fiscali sulla tua dichiarazione dei redditi, credo che sarebbe una cosa utile. Poi appunto non sono un esperto di policy, ma credo che lo sarebbe. Negli Stati Uniti le tasse sugli immobili sono alte, soprattutto per quanto riguarda le compravendite degli edifici nuovi, perché in California, per esempio, c'è un referendum che ha stabilito che si paghi soltanto il 2% sul prezzo dell'ultimo acquisto, per cui le persone sono di fatto incentivate a non venderla la casa, non comprarla, non cambiarla, perché altrimenti devi aggiornare il valore della casa su cui paghi le tasse. E quindi anche in quel caso tasse molto basse sulla proprietà di chi ha molti anni alle spalle di residenza, tasse molto alte su chi sta arrivando e vuole comprare casa. Certo. Allora, cambiando un attimo argomento, noi all'inizio della trasmissione stavamo parlando un po' del problema del caro bollette, Francesco, e molti di quelli che ci seguono chiedevano, insomma, quale potrebbe essere una soluzione fattibile. Quindi volevo chiedere a te, insomma, se, la tua preoccupazione per l'inverno, cosa succederà, come si potrebbe, insomma, parzialmente risolvere questa problematica. Guarda, io credo il problema che mi preoccupa di più rispetto al lungo periodo è la causa di questa crisi delle bollette, la causa principale, non l'unica, che è la guerra in Ucraina. Lì ci sono molte cose preoccupanti nel percorso che sta avendo questa guerra, nel come sarà una guerra lunga e non si vede come possa finire a breve. Una delle conseguenze della crisi delle bollette, che mi preoccupa rispetto ai prossimi mesi sicuramente, perché continueremo a pagare l'energia tantissimo. E dobbiamo sperare che gli stoccaggi siano sufficienti perché con l'interruzione completa che c'è stata del gas russo verso l'Italia 2 giorni fa, 3 giorni fa, gli stoccaggi, insomma, che erano comunque messi bene, adesso bisogna anche rifare un po' di conti e di calcoli. Ci aspetta un inverno non facile e il costo della vita crescerà ancora, ma credo che lo Stato debba intervenire per tamponare una situazione passeggera, temporanea, e noi questo dobbiamo mettercelo in testa perché la transizione che dovevamo già aver iniziato, abbiamo già iniziato lentamente verso altre fonti di energia, verso approvvigionamento anche di gas naturale, ma che arrivi da più fonti diversificate, non soltanto da un partner, tra l'altro, insomma, controverso come la Russia. Quel processo non, è un processo dal quale non si può tornare indietro. E anche le forze che fanno resistenza, io credo che in fin dei conti, a causa del caro bollette, non della coscienza ecologista, a causa del caro bollette saranno travolte dalla necessità di fare più fotovoltaico, di fare più impianti eolici. E abbiamo dei mesi che ci separano non da questo inverno che arriva, ma dal prossimo. E noi in quest'anno dobbiamo riuscire a fare quanto di più è possibile, sapendo che poi questi lavori, questo sviluppo ha bisogno di tempo, ma un anno avendo i soldi del PNRR con delle procedure burocratiche semplificate deve portarci ad avere l'inverno prossimo un fabbisogno energetico che si fondi molto di più sulle rinnovabili. Questo farà scendere i prezzi dell'energia per tutti e farà anche del bene, diciamo, al genere umano, che male non fa. Ecco. Ma anche incentivare una riduzione dei consumi, cioè nel senso se tu hai consumato meno rispetto a un certo periodo, rispetto a un certo livello. La regista da sta parte Ci era siamo. più noi che parlavamo a caso. No, Adesso ci ecco, riformulo un attimo la domanda anche magari per chi è che ci sta seguendo, visto che è saltato un attimo la rete. No, stavo chiedendo a Francesco se secondo lui potrebbe avere un senso
uno stimolo alla riduzione dei consumi, perché noi stiamo andando verso, a mio avviso personale, un sostegno dei consumi, ma non un incentivo a ridurli o comunque a ridurre gli sprechi, che potrebbe fare un certo effetto, certo una minima parte, ma se la consideriamo sul tutto potrebbe essere sicuramente determinante quando contiamo il centesimo, ecco. Certo, sai, questa è una domanda secondo me non semplice, perché quando si parla di consumi si parla di economia, si parla di cose che compriamo, si parla di cose che facciamo, di viaggi che compiamo, e quindi si parla anche moltissimo di lavoro delle persone. E noi veniamo da un anno e mezzo molto complicato sul piano economico, in cui tante persone hanno fatto fatica, hanno sofferto, hanno perso il lavoro a causa della pandemia e delle sue conseguenze. Per cui, se naturalmente per far scendere l'inflazione bisognerebbe rallentare i consumi, non c'è ombra di dubbio, sappiamo anche che rallentare i consumi vuol dire rallentare l'economia, si fanno scendere i prezzi perché facciamo scendere la domanda. E questo però comporta un prezzo, appunto, comporta un prezzo che si paga in posti di lavoro, in redditi, che oggi ci è ancora più complesso pagare per via del punto da cui veniamo. Non solo, dal momento che anche questa inflazione non è causata da soltanto dal grande aumento dei consumi, è causata anche da un fattore che è esogeno all'economia, cioè la guerra. Non è che noi consumiamo di meno ed è garantito che i prezzi scendano molto, scenderebbero un po' ma rimarrebbero alti, quindi troveresti inflazione, prezzi alti e recessione economica o stagnazione, la cosiddetta stagflazione, che è un po' un incubo di ogni stato. Credo che bisognerebbe e si potrebbe già fare moltissimo, e quello sarebbe sicuramente utile per ridurre gli sprechi di energia. È chiaro che poi sui consumi ognuno li ridurrà anche per dover, insomma, arrivare alla fine del mese, quindi vedremo sicuramente una riduzione dei consumi e anche degli aspetti positivi, ripeto, oltre ad alcuni negativi. Ma siamo circondati da sprechi, non abbiamo ancora fatto una discussione vera, per esempio, sul cambio dell'ora. Noi alla fine del mese cambiamo l'ora, è una soluzione che per i paesi nordici conviene molto dell'Europa, per noi è molto sconveniente, consumeremo molta più energia e possiamo evitarlo. Le vetrine dei negozi accese tutta la notte, gli uffici accesi tutta la notte, si possono evitare, e così tante altre cose grosse che fanno ancora prima, diciamo, dello spioncino della TV. Poi sui consumi credo che appunto una riduzione la vedremo, ci aiuterà un po' contro l'inflazione, creerà degli altri problemi che dovremmo risolvere. Ecco, questo è un tema interessante, visto che magari ti è anche più vicino. Dici, spegniamo anche le luci delle vetrine. Domanda. E potremmo vedere un aumento della criminalità, cioè nel senso spesso e volentieri si fa questo parallelismo tra la luce, il fatto che è illuminata quella strada o comunque che sembra che ci sia vitalità o comunque che c'è qualcuno con il paradosso sulla criminalità. Tu pensi che potrebbe avere degli effetti? Sì, hai ragione, è un effetto che potrebbe esserci, non solo, metti insieme questo e le sofferenze economiche, i disagi di salute mentale di tante persone sviluppate dopo la pandemia. E ottieni un possibile aumento della criminalità, dei furti nei centri delle città, non c'è dubbio. Ma questo, se poi, sai, bisogna intervenire anche lì, è la risposta banale, ma la risposta un po' più seria, è un esempio di quanto sia complicato poi affrontare e gestire i problemi in una società, nelle società complesse come le nostre, che non vuol dire non dobbiamo farlo o dobbiamo essere disincantati, disillusi e cinici. Vuol dire che, ed è una cosa che racconto anche molto nel libro riguardo alla California, non arriverà mai quel punto nella storia del genere umano in cui ci sediamo e diciamo: abbiamo finito, abbiamo risolto tutto, tutti i problemi sono risolti, la società adesso può andare. Per ogni cosa che risolviamo ce ne sono altre due che vanno risolte, per ogni cosa che cambiamo in meglio ce ne sono altre due che vanno gestite, e quindi ogni volta che pensiamo di aver trovato la soluzione a un problema dobbiamo continuare a lavorare e governare quel problema e tutte le altre cose che succedono. Per cui sì, le conseguenze possono essere anche queste, però dall'altra parte allora teniamo tutto acceso e incentiviamo i consumi anche per tenere le strade più affollate, più popolate di persone, più sicure. Abbiamo però consumi più alti, bollette più alte e prezzi che aumentano. E non è che la coperta è corta, diciamo, ecco, per chiudere con una banalità, ma parliamo di cose proprio basiche del funzionamento della nostra società, purtroppo. Certo. Ma ciò fra. Sì, io in realtà volevo chiedere un'altra cosa che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando adesso, perché stavo sentendo, appunto, come ti ha detto Umberto, noi ascoltiamo Morning, mi è venuta questa domanda proprio per la questione che stiamo sentendo ultimamente sulla questione dell'Iran. E nel,
in Morning tu dicevi della questione delle proteste popolari e di come sono cambiate nel tempo e più che altro dell'efficacia che hanno in questo momento. E mi ha fatto venire un po' in mente anche il discorso che avviene spesso quando si parla della guerra in Ucraina e quindi della Russia, del fatto perché le persone non si ribellano efficacemente, perché non si oppongono a quello che è effettivamente in tutti i sensi un regime. Cioè, come mai nel corso del tempo si è andata affievolendo questa cosa e se comunque sia utile per la popolazione comunque farsi sentire e protestare, anche se poi il risultato non è detto che ci sia? Allora, io penso che sia utile, sia uno degli strumenti fondamentali di ogni democrazia, poi non l'unico, non uno strumento perfetto, ma credo che sia utile andare in piazza, e dipende anche dalla causa per cui manifesti, ma su quello ognuno può solo parlare delle proprie opinioni. È interessante però quello che raccontava questo articolo, era un pezzo di Domani, di Mattia Ferraresi, che raccontava tra l'altro il contenuto di uno studio dell'Università di Harvard, che mostrava come lo strumento della manifestazione popolare sia diventato particolarmente inefficace, produca molti meno risultati di prima. E la cosa già di per sé sarebbe interessante, ma ulteriormente interessante se contiamo che invece viviamo nell'epoca di maggior numero di manifestazioni popolari, in cui è più facile radunare tante persone in piazza. L'abbiamo visto a Hong Kong, l'abbiamo visto in Russia, l'abbiamo visto in Cina, l'abbiamo visto in Turchia, l'abbiamo visto in India, l'abbiamo visto anche in Italia per certi versi con manifestazioni molto spontanee, come solo per quelle dei Novax l'anno scorso, ma non solo. Siamo abituati all'idea che viene dal passato che queste manifestazioni producano risultati, perché quando avvenivano negli anni 70, 80, 90, portare in piazza 300, 400 mila persone, un milione di persone, era una roba complicatissima. Comunicare a un numero così ampio di persone, mobilitarle, era difficilissimo. Ed era possibile farlo solo se avevi una grande rete sul territorio, come si dice, di cellule, di gruppi, di associazioni organizzate, di militanza, con un assetto davvero, non dico militare, ma appunto molto organizzato e quindi una grande penetrazione nella società. Oggi basta una pagina su Facebook che trova la strada giusta, le parole giuste, o investe tanti soldi in promozioni e tu puoi convocare in piazza Milano domani 100.000 persone, se sei bravo, se ti infili bene in una conversazione nazionale. Quindi è più facile di prima portare le persone in piazza, anzi le persone ci vanno da sole in piazza perché si mobilitano da sole, però poi non riescono a produrre risultati efficaci, perché invece che essere l'ultimo passo, come era negli anni 80, negli anni 70, oggi è il primo passo, poi non segue quasi nulla, non sono gruppi organizzati, non hanno un'agenda politica chiara, una strategia, rapporti con la politica, organizzazione sul territorio. L'unico gruppo che mi sembra stia cambiando qualcosa su questo fronte è i Fridays for Future, che è un gruppo che ha sia quella capacità di andare in piazza con grande facilità, in modo auto-organizzato, spontaneo, sia comincia ad avere una struttura territoriale, comincia ad avere una strategia, dei rapporti con i media, dei rapporti con la società, per cui è un gruppo che seguo con attenzione. Ma diciamo, per il resto viviamo questo periodo contraddittorio, e infatti la Russia fa quello che vuole o quasi, le contestazioni in Cina sono ancora con i lockdown imposti in modo militare e le proteste non portano a molto. No, ma infatti quello che condivido è il discorso del sentire comune e dell'obiettivo comune, anche perché questa cosa io la avvertivo anche con le manifestazioni studentesche che c'erano magari nei tempi in cui andavo alle superiori, in cui magari non c'era tanto l'intenzione di raggiungere un obiettivo con quella protesta, quanto più di protestare più in via generica. E poi dall'altra parte ci dovrebbero essere anche magari delle proposte costruttive. Capisco che in determinati paesi sia particolarmente complicato farlo, perché un conto è manifestare in Italia in piazza, un conto è manifestare in Iran o in Russia, dove magari si rischiano fino a 10-15 anni di carcere, quindi c'è anche una libertà diversa nel farlo, però effettivamente manca certe volte questo collante, sembra quasi come se sia un modo per farsi sentire dalla classe politica e poi ci deve essere quel particolare parlamentare o politico che prende a cuore quella questione la porta all'interno del Parlamento, cioè c'è un po' uno scollamento tra la realtà legislativa e quello che poi avviene nelle piazze, non so, magari ho fatto un discorso che non ha senso. No, è verissimo, ha senso questo lavoro di unire, di incollare, di cui parli, di tenere insieme, o fare da cinghia da trasmissione, era quello che una volta facevano i partiti, facevano i sindacati, in certi casi i giornali, ma comunque grandi organizzazioni che possedevano una grande penetrazione territoriale,
rappresentavano le persone perché erano fatte dalle persone, non soltanto dalla classe dirigente. Avevano tantissimi iscritti, tantissime persone a livello popolare che partecipavano. E quindi avveniva questa trasmissione, diciamo, dalla piazza alla politica in un modo molto efficace, per quel che abbiamo visto nel corso del Novecento. Oggi i partiti sappiamo che sono nella peggior crisi di sempre. La gran parte dei partiti italiani sono partiti personali, non hanno una vera organizzazione territoriale. La gran parte della comunicazione oggi si fa sui social per raggiungere la gran parte delle persone. È tutto molto più top down. Paradossalmente, pensavamo che internet avrebbe democratizzato le cose, ma i sindacati non sono delle organizzazioni che brillino per il loro stato di salute in questo periodo, in questi anni, i giornali tantomeno. E quindi andiamo in piazza perché è più facile di prima, come dici tu, per protestare, per far parte di quell'esperienza, per dire come la pensiamo. Ma è molto meno un modo per risolvere i problemi di prima, ecco, perché la politica risponde molto meno a quel tipo di pressione. Sì, anche perché forse c'è anche l'impressione, poi insomma, anche questa è una cosa curiosa, insomma c'è l'impressione che la politica sia scollata dai problemi della realtà e che siano anche da un certo punto di vista in perenne campagna elettorale, perché lo abbiamo visto anche con le fake news che sono girate in questi giorni, nonostante poi la campagna elettorale, quindi la ricerca del consenso sia finita, dall'altra parte si cerca sempre di andare ad indignare le persone con notizie che poi alla fine di vero hanno poco, cioè mi viene in mente la questione delle 8 mogli di Salvini, ma tante altre questioni sintomatiche di quello che avviene nella comunicazione. Quindi forse anche per quello le persone, l'elettorato si sentono così distanti che le loro istanze non possono essere portate all'interno delle Camere del Parlamento. Sì, se non hai altri modi per unire le persone, cercare una loro reazione emotiva, la loro rabbia, la loro indignazione, soffiare sul fuoco, crearla, è un modo molto rapido, una grande scorciatoia. Inevitabilmente poi noi stessi, anche a causa degli strumenti di cui parliamo, tra l'altro progettati in California, anche lì il tema ritorna lì, parlo dei social media, della comunicazione digitale, hanno dato tantissime opportunità a tantissime persone tra noi. Noi compresi che siamo qui oggi a fare tutto questo, e questo aggiunge valore alla nostra società, alla nostra democrazia, all'informazione, alla vita delle persone, però hanno anche creato un mercato di circolazione di contenuti basati su questo tipo di reazioni istintive, di emotività, di rabbia, di indignazione, che poi la politica sfrutta e cavalca moltissimo, e in questo senso il paese poi finisce per assomigliare al modo in cui si racconta, e di questo poi patiamo le conseguenze non solo in politica, anche in un sacco di altri aspetti della vita, soprattutto le persone che fanno parte delle minoranze, le persone che hanno più bisogno di aiuto, perché quella notizia falsa del tipo con 8 mogli, eccetera, e serve a screditare uno strumento, la cittadinanza, serve a screditare le persone che lo percepiscono e dipingerle tutte come imbroglioni, e insomma, poi alla fine non è Ma anche solo una. la notizia sul padre della Meloni, voglio dire, lì si viene fatto un Certo. caso dove, voglio dire. No, ma è pettegolezzo, è gossip, non è niente che cosa ci dice di Giorgia Meloni il fatto che il suo padre, che lei con cui non ha rapporti da anni, abbia fatto questo, quello, qualsiasi altra cosa. Non ha, è pettegolezzo, è gossip. Però purtroppo, cioè, i giornali devono sopravvivere e sanno che con quelle notizie sopravvivono, invece che magari parlare del PNRR, per dire. Sì, però sai, ti potrei chiedere, sopravvivono? Fatica. Sì. Ma parlano anche di credibilità. Fanno bene a scuotere l'albero finché possono e ricavarne il massimo, o se invece questo non è anche una delle cause dei problemi dei giornali, poi, per esempio. No, infatti io trovo che, insomma, il progetto del Post e tanti altri, insomma, tanti altri, pochi altri in realtà, siano lungimiranti proprio perché hanno puntato invece su magari qualcosa di un po' più di nicchia, almeno sulla carta, però che alla lunga, sopravviverà e crescerà inevitabilmente. Ti Mentre. ringrazio molto, ma questa è la nostra speranza, ma ripeto, non solo per noi, e speriamo che questo tipo di lavoro, che vuole essere un po' più accurato, poi sbagliando, erano sempre Certo, affetti, ma certo. sia abbracciato da quante più persone, testate, approcci come il nostro, come il vostro, come insomma quello di tu dicevi, tanti altri, forse non tanti, però sai, si sta muovendo un po'
il mercato giornalistico, il mercato dell'informazione, penso appunto agli streaming, penso ai podcast, stanno succedendo un po' di cose, per cui su quel fronte non sono del tutto pessimista. No, no, è vero, è vero. Insomma, bisogna capire quanto durerà ancora la televisione, perché insomma, ho notato che i politici basano ancora tantissimo chiaramente sulla televisione, che poi smuove ancora un po' la maggior parte dell'elettorato, probabilmente. Però anche Ora, lì i numeri sono in calo. faccio io l'intervistatore. Tu che rapporto hai con la TV? Sono curioso. La guardi? Ti piace? Io guardo serie TV e la Roma, il calcio ogni tanto. Sono nella stessa mozione, squadra compresa, quindi bene. Ottimo. No, ormai, ma pure, insomma, pure Umberto credo che non guardi la TV, Francesca non lo so, forse qualcosina ogni Poco, tanto, molto poco, poco. No, a insomma. casa mia non esiste l'antenna, quindi non è Anche possibile guardarla. i politici vanno in TV a dire delle cose e le vanno a dire e le dicono perché in TV incontrano un pubblico che non è rappresentativo del paese, ma che è rappresentativo di una fascia molto precisa, che non è, che non merita niente di più e niente di meno degli altri, sia chiaro, non voglio fare un discorso di i vecchi, però ecco, il paese è anche tante altre cose, ma la TV schiaccia tutto sulla generazione, diciamo, over 60. Che è un pezzo fondamentale del nostro paese, non l'unico, e in TV questa roba qui non si vede però. Quindi Francesco, non so, chiudendo, direi riassumerei il tutto con sì, una popolazione di anziani, comunque di persone là col tempo, là con l'età, non fa le rivoluzioni, cioè sono i giovani eventualmente che fanno la rivoluzione. Noi purtroppo abbiamo una piramide demografica invertita. Sì, diciamo, questa è una tendenza sempre con grande cautela nel generalizzare, ma che si vede in tante elezioni. I partiti conservatori sono votati di solito dalla fascia più avanzata, i partiti progressisti di solito dalla fascia più giovane, e magari hanno ragione i conservatori e non i progressisti. Però ecco, tu da un elettorato anziano devi aspettarti sempre molto una difesa di quello che ha, dello status quo, perché il cambiamento viene visto come minaccioso, viene visto come pericoloso. E il coraggio di fare strappi, l'Italia che ha tantissime qualità come paese, non ce l'ha. E questo forse è un momento in cui qualche strappo ci servirebbe, anche perché poi stiamo subendo un po' di scossoni che richiedono reazioni forti, non possiamo restare, diciamo, al palo immobili come a volte sembriamo. Certo. Poi giustamente leggevo il commento di un ragazzo che ci sta seguendo alla fine della fiera. Forse noi magari a volte demonizziamo troppo il mezzo della televisione perché ormai l'abbiamo etichettato in quel modo, perché è gestito in quel modo dai conduttori, dalle redazioni. Perché alla fine della fiera, insomma, in TV è possibile anche fare roba di qualità, vedi Super Quark, vedi insomma qualche altra trasmissione di questo tipo. Ne sono anche, non sono la maggioranza e non sono, diciamo, l'informazione politica, Quindi alla fine è ecco. sempre come utilizzi il mezzo, giustamente, cioè alla fine se la televisione dovesse morire come mezzo, comunque sia, anche sul web arriveranno delle trasmissioni dove non ci sarà contraddittorio, dove ci saranno i lecchinaggi ai politici e quindi, insomma, i problemi ci saranno anche qui, già ci sono, voglio dire, già, insomma, se un politico viene da noi o va da un'altra parte, la differenza si nota. O se un ospite viene intervistato da uno streamer invece che da un altro, comunque ci sono delle capacità differenti, eccetera. Quindi non è neanche, non, forse è esatto, non è neanche così giusto demonizzare proprio la televisione, ma demonizzare il modo in cui viene, insomma, portata avanti dai vari programmi, dai vari conduttori. Concordo, l'offerta di contenuti, quella diciamo poi è Eh sì. frastagliata, c'è tanta roba buona come dicevi anche tu, si può migliorare, ma si parla sempre dei contenuti più che del mezzo. Esatto, più che altro anche se il pubblico è interessato a un contenuto di un certo tipo, anche se secondo me lì è semplicemente perché ci si è abituati ad un tipo di televisione, cioè non è che il pubblico richiede necessariamente quello e allora devi produrre quello. Certo, ma poi sai, il pubblico si crea anche, le persone, i canali, i profili di social media, gli streamer si creano il loro pubblico con le scelte che fanno, perché voi decidete ogni giorno di cosa parlare e anche di cosa non parlare e in quel modo state scegliendo di rivolgervi a un certo tipo di pubblico, per cui il pubblico te lo crei e lo crei a partire dall'offerta dei contenuti che hai. È vero, è vero, è vero. Ti
Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, ricambiamo argomento, stiamo saltando da una cosa all'altra, era un tuo parere invece sulla questione del gasdotto Nord Stream 2. Se, insomma, tu comunque segui molto le vicende americane, c'è, cioè, insomma, qualche esperto che sostiene che potrebbero essere stati gli americani. Sì, è una teoria strana, nel senso che gli americani, appunto, quale sarebbe, diciamo, il criterio? Gli americani ci stanno vendendo del gas perché appunto noi dobbiamo fare a meno di quello russo e quindi stanno facendo tanti soldi vendendoci il gas, anche perché il gas costa tanto, anche quello loro, perché c'è una grande domanda e quindi dici, bombardando quel gasdotto da cui già passava poco gas, lo azzeriamo del tutto, sarete ancora più dipendenti da noi. È una tesi che secondo me non sta molto in piedi, detto che poi la risposta a questa domanda noi la troviamo soltanto scoprendo chi ha messo le bombe, non per deduzioni, però facciamo questo discorso, diciamo, teorico. La tesi non sta molto in piedi perché la sofferenza dell'Europa sul gas fa male all'Europa e fa male quindi al sostegno europeo all'Ucraina. Gli Stati Uniti fin qui stanno riuscendo, ma con fatica, a tenere unita questa alleanza Stati Uniti-Europa a sostegno dell'Ucraina. Ma ci stanno riuscendo sapendo che questa alleanza, questo lavoro ha un costo su di noi, perché la Russia ci sta colpendo perché noi stiamo dando una mano all'Ucraina. E il fatto che l'Europa soffra di più durante questo inverno, minaccia questo legame, la solidità di questo legame. Ci sono delle elezioni che arrivano, si è votato in Italia, potrebbero vincere dei partiti magari non così desiderosi di aiutare l'Ucraina. Per cui non vedo una grande convenienza. E l'altra cosa è, ci sono tanti precedenti. Ma tanti, ma tanti, ma tanti di manovre russe di questo tipo, di sabotaggi, di attentati, di aerei che sorvolano le zone di altri paesi, di provocazioni, di bugie molto palesi. E la Russia stessa ha interrotto le forniture. Non è che la Russia vorrebbe darci il gas e questi bombardamenti glielo proibiscono. La Russia da mesi e mesi ci taglia le forniture usando tantissimi pretesti, manca la valvola, i permessi, i contratti. E quindi questo mi sembra, diciamo, una cosa più da Russia che da Stati Uniti. Detto questo, ripeto, lo scopriremo con un'indagine, poi noi possiamo discuterne, ma quello è il modo per scoprirlo. Certo. Ma su questo Sì, tema. tra l'altro le forniture erano già bloccate a novembre 21, cioè nel senso già da novembre, ottobre 21 c'erano dei ritardi importanti sulla manutenzione ordinaria. Sì, Chiudo. verissimo. E infatti, facciamo i conti, ma sono tanti paesi a cui è stato già bloccato del tutto da tempo, che la Germania ne fa meno da tantissimo tempo. Peraltro, lì c'è anche un'altra questione: c'è un altro gasdotto, il Nord Stream 2, che è pronto da utilizzare, ma che è stato bloccato come ritorsione contro la Russia dall'Europa. Un gasdotto molto contestato dagli Stati Uniti, e anche per questo qualcuno dice gli Stati Uniti hanno voluto colpire l'altro Nord Stream, l'unico che funzionava. In realtà colpire quel gasdotto rende ancora più complicato per la Germania rinunciare al Nord Stream 2 e quindi avvicina semmai la Germania a utilizzare quel gasdotto lì se dovesse essere in emergenza. Abbiamo visto questo fondo da 200 miliardi, la Germania sta facendo di tutto per non trovarsi a dover usare il gas russo dal Nord Stream 2, però anche lì questo bombardamento non fa molto gli interessi americani. È vero. Francesca, ho la Ma di come domanda. viene? Sì, volevo, cioè in realtà non lo so se magari hai avuto la possibilità di chiederlo. Come viene percepita la guerra in Ucraina negli Stati Uniti? Cioè noi comunque avendola in Europa, la viviamo tutti i giorni con le notizie, comunque c'è un'impressione generale dei cittadini europei su quello che sta accadendo, però non ho mai sentito da altra parte come viene percepita negli Stati Uniti. Poi ovviamente sono tanti, sicuramente ci saranno reazioni variegate. Certo, no, ma la domanda ha senso e viene percepita in un modo molto diverso da noi, innanzitutto per quello che parlavi della vicinanza geografica. Viene percepita da loro come una cosa molto lontana, come percepivano le guerre in Iraq e in Afghanistan, di cui infatti ci hanno messo 20 anni ad accorgersi del disastro davvero e interromperle, mentre noi seguiamo noi in ogni momento sappiamo se seguiamo le notizie, ma sui giornali viene raccontato l'avanzamento delle truppe sul fronte di 10 km, di 5 km. L'Europa è molto informata su questa guerra. Negli Stati Uniti la vedono come una cosa esotica. La gran parte degli americani non saprebbe collocare l'Ucraina su una cartina geografica, ma non perché siano così tanto ignoranti, ma è come se noi ci dicessero di mettere il Suriname o la Guyana su una cartina del Sud America. Forse grandi linee, ma insomma una vaga idea abbiamo nella gran parte dei casi. E vedono soprattutto molto in questa guerra un importante fatto.
vorrei non usare la parola geopolitico, ma ci siamo capiti, diciamo, un fatto che ha conseguenze, cause, ripercussioni che vanno molto oltre l'Ucraina. Cioè, questa guerra riguarda gli Stati Uniti, riguarda l'Europa, riguarda la Cina, riguarda l'India, riguarda gli equilibri di un grande pezzo di mondo, che è vero, tra l'altro. Ma noi siamo molto più portati a pensare che questa guerra riguardi innanzitutto noi e gli ucraini. Noi, gli ucraini, i tedeschi, il gas, la minaccia nucleare. Questa per noi è una roba che sta accadendo nel giardino di casa. E loro vedono magari nel lungo periodo delle tendenze, delle cose, ma hanno uno sguardo molto meno urgente del nostro su questa guerra. Ok. Non so se questo, tra l'altro, ma è una domanda retta, li fa ragionare con più lucidità rispetto a noi, che siamo invece appunto molto coinvolti, o li fa ragionare con più superficialità perché la vedono come una cosa più lontana? Non ho una risposta a questa domanda. Sì. No, no, vabbè, certo, questo no, più una questione di impressioni. Ma invece, non so se hai letto la notizia che stava circolando questa mattina su questa automatica, diciamo, questo test nucleare che starebbe preparando Putin al confine ucraino. Leggevo, insomma, appunto, che diverse testate lo riportano, qualcun altro invece smentisce. Tu hai qualche news in più, magari? No, guarda, news non ce li ho, letto quelle che abbiamo letto tutti, di queste anticipazioni internazionali che sembrano avere qualche fondamento, per quanto l'hanno preso con cautela. È una situazione, diciamo, davvero preoccupante. Noi abbiamo a lungo vissuto sapendo che siamo in possesso come genere umano di armi capaci di generare una quantità di devastazione mai vista su questo pianeta, anche molto più gravi di quelle che abbiamo visto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma ci siamo sempre detti che nessuno avrebbe il coraggio di usare un'arma del genere, nemmeno la persona più cattiva e perfida della storia, perché saprebbe di ottenere in cambio la devastazione totale, saprebbe che quella è una strada da cui non si torna indietro. Questa, diciamo, affermazione di buonsenso continua, secondo me, a restare valida, ma Putin sta giocando pericolosamente con questi argomenti, molto pericolosamente, perché poi facciamo l'esercitazione, ne riparlo, a un certo punto le cose si mettono su un piano inclinato e basta un incidente, basta un gesto disperato per generare degli scenari molto preoccupanti. Non voglio terrorizzare nessuno, non penso che sia probabile una guerra nucleare, per carità, non lo penso davvero. Però penso che avrebbe senso comportarsi in modo più responsabile parlando di tutto questo. Ma Putin è all'angolo, è in grande difficoltà da tanti punti di vista. Questa guerra, come volete che vada a finire? Nel senso che lui può anche schiacciare l'Ucraina, ha un grande predominio economico, naturalmente militare, sull'Ucraina. Ma la Russia si fonda e si basa soltanto sull'energia che vende in giro, soltanto su quello. E l'Europa sarà doloroso, ci vorrà ancora del tempo, ma l'Europa arriverà a smettere di pagare la Russia del tutto. E per la Russia saranno grossi problemi, perché dici sì, lo vendono alla Cina il gas, intanto devi costruire un gasdotto, anche due, ci vorrà del tempo, diventeranno nel migliore dei casi uno stato vassallo della Cina, nel peggiore dei casi finirà male Putin, e quando un despota di questo tipo è così disperato e gioca con questi argomenti sulla guerra nucleare, purtroppo c'è da essere vigili e preoccupati. Sì, visto anche poi le annessioni, i referendum e tutto quello che abbiamo visto in questi giorni. Sì, facciamo tranquilli e felici, mi dispiace, però la situazione è quello che è. Speriamo bene. Che dobbiamo fare? Per forza. Bene, invece l'ultima domanda a livello politico, per quanto riguarda il governo che arriva, secondo te questo governo avrà, insomma, la capacità di durare e soprattutto già, insomma, stiamo assistendo a un po' di ridimensionamento a livello comunicativo, soprattutto, insomma, da parte della Meloni, che non è, secondo me, una sciocca sotto questo punto di vista. Secondo te ci sarà anche la scelta di alcuni tecnici, magari qualche riconferma, non so, Cingolani, oppure saranno tutti volti nuovi? Allora, è difficile fare previsioni così no precise, però la cosa che dici sul fatto che Giorgia Meloni non sia una sprovveduta è molto vero. È una politica romana, tra l'altro, che ha vissuto in quelle stanze da moltissimo tempo, che ha fatto già la ministra, molto più mi sembra in grado di comprendere il tipo anche di guaio in cui si è messa, se vuoi, rispetto a quanto ce l'abbiano alcuni dei suoi alleati.
governare è difficile, governare questo inverno sarà molto difficile. Giorgia Meloni ha guadagnato molti consensi anche stando all'opposizione, durante il governo Draghi era l'unico partito grande in Parlamento all'opposizione, perché stando all'opposizione è più facile, diciamo, fare attività politica, farlo al governo facendo compromessi, trovandosi magari a valutare che sia utile far restare qualcuno del precedente governo, cosa che appunto tu accennavi, io non escluderei del tutto, per quanto mi sembra improbabile, ma può accadere. Però poi spiegala quando hai guadagnato molti voti facendo l'opposizione a quello stesso governo e facendo la guerra all'Europa, adesso dici saremo responsabili, saremo rigorosi sui conti pubblici, sul PNRR, sarà complesso. E l'Italia ha una storia recente di governi che durano poco, di alleanze che durano poco, di partiti che si trovano a fare l'opposto di quello che dicevano che avrebbero fatto, insomma di popolarità e consensi che si muovono in modo molto volatile, da Renzi a Salvini, da Salvini da Renzi a Di Maio, da Di Maio a Salvini, da Salvini a Meloni. Giorgia Meloni non vuole essere una politica che dura 2 anni come è stato per Renzi, per Salvini o per Di Maio, poco più, però non sarà facile riuscirci. Se vorrà farlo dovrà cambiare un po' anima, un po' identità. Un partito del 25% non può avere le posizioni di un partito del 3%. Questa crescita lei l'ha fatta prendendo pezzi di persone che non volevano il partito del 3%, quello mega sovranista, Novax, complottista, la sostituzione etnica, se no lo votavano prima. Vogliono probabilmente un partito un po' differente e sarà interessante vedere come Giorgia Meloni terrà insieme la popolarità, i consensi, il governo, le alleanze in un contesto non semplice come quello di quest'inverno. Sono d'accordo. E invece sul fronte centrale, pensi che alla fine faranno un partito unico, Azione e Italia Viva, o rimarranno federati tipo più Europa e Azione? No, credo che lo faranno, un po' perché lo dicono, e quindi insomma vediamo, ma al momento sembra che abbia intenzione di farlo, e credo anche che sappiano che uniti sono più forti che divisi, Italia Viva soprattutto, ma credo anche Azione abbia capito che bisogna provare a fare in quell'area lì una cosa un po' più ambiziosa di un cartello elettorale. Poi la domanda è: ci riusciranno? Su questo ho già qualche dubbio in più, un po' perché è una fusione a freddo, ovviamente, un po' perché Renzi e Calenda sono due persone col carattere che conosciamo e hanno fatto fatica in passato a lavorare insieme, un po' perché l'area politica lì, l'area politica del centro liberale moderato, che guarda un po' più a sinistra che a destra, diciamo, ma che comunque contesta anche molte cose della sinistra, è un'area politica che in Italia non è mai esistita, è stata sempre insomma, poco rappresentativa, pochi punti percentuali, da Monti, ma anche la Prima Repubblica, stava dentro i grandi partiti, stava dentro le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, quindi è difficile creare un'area politica veramente consistente da quelle parti, lo dice la nostra storia, a prescindere dal merito, magari sono quelli che hanno ragione su tutto, però storicamente in Italia non si va lontano dal centro, non siamo più ai tempi della Democrazia Cristiana, ecco, questi sono partiti molto diversi. Certo, certo, sì, no. Quindi la Democrazia Cristiana per te era destra o sinistra? O centro? La Democrazia Cristiana per me era centrodestra, era un partito, o meglio, non è la destra sovranista attuale, ma è una destra conservatrice, c'è la destra di Angela Merkel, il cui partito si chiama CDU. Angela Merkel era la Democrazia Cristiana tedesca, perdonate la grande semplificazione, che secondo me sono conservatori, sono destra, certo non è la destra che in America è golpista, che in Italia è sovranista, è una destra diversa. Certo, sì, io direi la seconda più schifosa destra del mondo occidentale, ecco. Che prima c'è quella americana. Però devo dire che l'Inghilterra sta cercando di batterli sotto certi aspetti. Tienimi la birra che ti faccio vedere io con questa storia. Peraltro, storia che è molto istruttiva anche sulle cose di casa nostra. Perché intanto abbiamo visto come i mercati abbiano bocciato Liz Truss non sulla base di chi sia lei, ma sulla base di quello che ha fatto. Varrà anche per Giorgia Meloni. I mercati la giudicheranno non perché lei è sovranista, eccetera, ma per quello che farà. L'altra cosa, noi vediamo dietro questi mercati i poteri forti dell'Europa, la Commissione, Bruxelles, il rapporto deficit-PIL, l'austerità, lo spread come una manovra per tenere l'Italia sotto scacco. I britannici non hanno l'euro, i britannici sono fuori dall'Europa, dall'Unione Europea, e avete visto i mercati finanziari come hanno fatto saltare la riforma nel giro di 3 giorni. Queste forze, per quanto possano essere maligne, possano essere speculative,
sono come la forza di gravità, esistono, sono i soldi delle persone, i soldi dei fondi, i soldi delle banche. Se pensano che tu stai spendendo un sacco di soldi senza senso, al di là del fatto che abbiano ragione o torto, intervengono, te lo fanno sapere, perché sono i loro soldi quelli che poi ci prestano. Non c'è nessun grande complotto, anche se esci dall'Europa, anche se fai come vuole Paragone, fai Italexit, poi i mercati ti massacrano come è successo nel Regno Unito, se fai una cosa vista come folle. Invece, Francesco, sulla questione, visto che abbiamo parlato del centro e del nuovo governo, invece sul fronte centrosinistra o sinistra, come la vedi? Visto che si parla di congresso costituente del PD, ci sono tanti nomi, autocandidature, però ecco, mi sembra che più che altro manchi una base, cioè manchi un qualcosa su cui costruire, e non si capisce se il Partito Democratico, almeno nelle dirigenze, se ne siano resi conto, da un certo punto di vista. Secondo me se ne sono anche resi conto, ma risolvere il problema comporterebbe fare un grande passo indietro per tante persone e rinunciare a molto potere politico, che non è una cosa disdicevole, ti permette di fare delle cose, ma non vogliono rinunciarvi. Il Partito Democratico mi sembra un partito che ha perso la capacità di parlare al paese, che parla a un piccolo pezzo del paese, che è sempre quello, l'unico partito immobile nei sondaggi da anni al 20%, è Rotti, 18, 19, 20, 21, ma non si muove da lì, ha anche una classe di amministratori locali interessante, che fa, ed è popolare nelle città, che fa delle cose, ma a livello nazionale è ingolfato da queste correnti che mantengono sempre il potere. Cambiano i segretari, ma il potere nel PD ce l'hanno sempre le stesse persone da più di 10 anni, diciamo, l'area di Franceschini, l'area di Andrea Orlando, che poi ha avuto, diciamo, più esponenti, l'area di Guerini, che era l'area di Renzi. Queste sono le correnti nel PD, sono sempre quelli. I ministri del PD dal governo Conte al governo Draghi sono stati gli stessi: Orlando, Franceschini e Guerini. Non si cambia. E quindi questo partito avrebbe bisogno di essere rinnovato nelle sue classi dirigenti a livello radicale, ma queste classi dirigenti hanno molto potere, quindi anche solo nel decidere le regole, questi discorsi sulle rifondazioni di cui tu parlavi, molto dipenderà non da troviamo il metodo migliore per reimmaginare il Partito Democratico, ma da troviamo il metodo migliore per cambiare un po' di cose, magari fare anche un partito migliore, però restando in sella noi, perché mica ci disarcioniamo da soli. E quindi, diciamo, sarà anche complicato orientarsi in quella discussione. Il congresso straordinario, il congresso rifondativo, Letta che si dimette ma fa adesso le regole per il nuovo congresso, perché deve decidere il futuro del partito, è tutto molto strano e diverso, diciamo, rispetto a come viene presentato. A volte sembra che nel PD si parli in codice, non so se anche voi avete questa impressione, si parla di primarie ma si vuol capire che non sia dalla parte di Tizio, di Caio, è tutto un po' astruso. Come diceva Gabber, si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Questo è il PD. Correttamente, correttamente. Va bene, Francesco, ti lasciamo andare. Grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Come sempre, un piacere. Grazie a voi davvero, a presto, buon proseguimento. Ah, c'era grazie, un ragazzo che chiedeva se farai altre date a Roma, perché quella lì che farai per il tuo libro è sold out, mi ha detto. Vengo l'11 che è sold out, ci sarò anche la sera successiva il 12, diffondo i dettagli presto, ma sarà sempre al Monte, sempre ingresso libero, poi diffonderò l'orario e tutto, poi tornerò l'anno prossimo, forse torno anche prima, mi faccio vedere a Roma, sì, tranquillo. Ecco, fatti vedere. Speriamo l'anno prossimo, quando ti rifarai vedere, che avremo uno studio, così ti ospitiamo dal vivo. Dai, magari, volentieri, figo. Sarebbe figo, vabbè, vediamo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, anche a voi, a presto. Grazie, ciao. Francesco.